Buongiorno a tutti, possiamo iniziare questa giornata. Quindi benvenuti a chi è in sala, benvenuto a chi segue da remoto. Allora, il titolo di questo seminario è Costi della gestione del vigneto con applicazione anche di viticoltura di precisione. Allora, faccio una breve presentazione. Io sono Giuliano Irino, insegno all'Università di Udine, ho due corsi al corso di laurea triennale di viticoltura e enologia, insegno meccanizzazione viticola e insegno agricoltura di precisione in un corso che comprende anche agricoltura biologica e chiaramente remote sensing. Qui alla magistrale di viticoltura e mercati vitivinicoli, che è un interateneo con Verona, Bolzano e Padova. Insegno Advanced in Agricultural Mechanization e insegno anche a Bolzano un corso a scelta su winery design and landscape in Monte. Quindi abbiamo un'esperienza a Udine più o meno, noi lavoriamo nel campo della meccanizzazione sul vigneto da più di 30 anni. Abbiamo iniziato con prove sulla distribuzione dei fitofarmaci e adesso stiamo lavorando sulle lavorazioni del terreno che vi presenterò un po' fatte con, diciamo, effettuate con piro-diserbo utilizzando il pellet, dei tralci di vite, con una caldaia, quindi a fiamma libera. Questo è perché chiaramente, come avete capito, si tenterà nel campo della viticoltura di ridurre il più possibile l'apporto di prodotti fitosanitari, di fitoerbicidi, insomma, che si usa ancora per il controllo della vegetazione sotto chioma. Ecco, così, quali sono le idee che ci siamo fatti sugli sviluppi futuri? In generale, ci sarà ancora incremento. Cioè, UL sta per unità lavorative, ovviamente gli operai cercheranno di avere il più possibile superficie agricola utilizzata pro capite, ovviamente. Stiamo ancora aumentando in questo senso. Come sapete, l'Italia è abbastanza terreni molto piccoli, specie anche nel campo vitivinicolo, abbiamo regioni con medie aziendali sull'ettaro, ecco, quindi specie in montagna, in zone di collina. Chiaramente a livello agricolo avremo sempre, aumenterà ancora la dimensione delle nostre aziende, aumenterà ancora probabilmente il ruolo dei controterzisti, che chiaramente anche nel campo vitivinicolo stanno incrementando, perché ovviamente le macchine costano sempre di più e quindi bisogna utilizzarle su superfici molto grandi. E poi avremo tutto l'apporto dell'elettronica e di quella che viene chiamata Precision Agriculture o anche Precision Viticulture, e che qualcuno siamo già passati all'agricoltura 4.0, che conosciamo anche perché c'è tutta una serie di leggi e contributi che le aziende a cui le aziende possono accedere. Ovviamente il futuro passo è anche la robotica. Abbiamo tantissime macchine che possono fare, diciamo, lavorare autonomamente. Sappiamo qua, ovviamente, la robotica sono macchine costose. In Italia ancora, specie sul vigneto, non possono andare da sole. C'è un problema, ovviamente, perché nel vigneto avere una macchina deve avere tantissima sensorizzazione in caso di trovare persone o altre cose. Bisogna stare attenti, non so, tanto per citare, c'è stato quell'incidente là a Milano che hanno perso la vita a due persone, appunto perché, e questo tanto per dire, perché in campagna non sempre il tutto è sgombero da animali o cose. Ecco, qua ovviamente la robotica, diciamo, c'è la concorrenza del lavoro sotto costo, in cui l'agricoltura è abbastanza, diciamo, c'è abbastanza soggetta a questo tipo di operazioni, per cui chiaramente questo impediscono l'entrata in funzione di una maggior robotizzazione. Quali sono le nuove indicazioni? Beh, la sostenibilità, che si intende in sostenibilità sociale,
problema dell'agricoltura, sappiamo, è ancora in generale, è ancora tantissimi incidenti, è il settore che ha più incidenti in assoluto, insomma, ancora. E quindi la sicurezza sul lavoro è un qualcosa su cui ci dobbiamo lavorare, insomma. Basti pensare che la revisione dei trattori, una legge del 64, 1964, non è ancora stata applicata e abbiamo tantissimi incidenti appunto per il ribaltamento del trattore. Poi abbiamo ovviamente la sostenibilità ambientale, riduzione degli apporti chimici sia da fertilizzazione sia soprattutto da prodotti fitosanitari, no? E poi abbiamo ovviamente il problema delle emissioni gas serra, che quello si agisce più sui motori, però non siamo un po' lontani da raggiungere. E poi abbiamo una sostenibilità etica, che vuol dire la parità dei diritti. In agricoltura sappiamo che ci sono ancora differenze di costi fra maschi, femmine, eccetera, eccetera. Poi altri diciamo, nuovi compiti, sicuramente il mantenimento della biodiversità e l'aumento diciamo, delle aziende che fanno il biologico. E in Italia, a livello del vigneto, penso che abbiamo superato largamente i 100.000 ettari e quindi si incrementa molto. Il vigneto è un qualcosa che ci può prestare abbastanza all'agricoltura biologica, non tutte le zone, perché sappiamo che nelle zone molto piovose questo è un po' più difficile per la pressione di peronospora, oidio, eccetera. Allora, vediamo se riesco a togliere questa roba qua. Scusate qua. Allora, uno dei problemi, ovviamente, il tema di oggi è i costi che ci sono nel vigneto. Allora, appunto, noi abbiamo visto che passiamo dalla lavorazione manuale alle macchine, alla robotica, abbiamo la spinta di quello che è l'agricoltura di precisione e la viticoltura di precisione, però ovviamente il tutto è soggetto a fare dei conti, bisogna che il tutto sia economicamente conveniente. Allora, chiaramente le classiche domande che ci si fa è: mi conviene fare a macchina o a mano? Sappiamo che in certe zone, che può essere la Val d'Adige, le Cinque Terre o in certi vigneti, ovviamente si deve fare a mano per forza perché le macchine non possono entrarci. Però sugli altri uno deve fare diciamo, questa pensata iniziale. Mi conviene noleggiare la macchina o mi conviene comprarla? Qual è il tipo di macchina che mi conviene prendere? Per questo dipende dalla superficie, dipende da tanti altri fattori. Che benefici mi porta l'agricoltura di precisione? Cioè, l'aggiunta di qualità è compensata da un certo aumento dei costi che avrò. Ecco, queste sono delle domande che noi ci facciamo sempre, perché chiaramente durante gli anni, diciamo, di quando si va a insegnare ai futuri enologi, ai futuri agronomi, devono andare nell'azienda e dare queste risposte sostanzialmente. Allora, due paroline sulla viticoltura di precisione. Vedete, la viticoltura di precisione, ovviamente, cosa bisogna fare? Bisogna conoscere il vigneto, questo è conoscere bene il vigneto. Capite che se abbiamo un vigneto di un ettaro, come la media in Alto Adige, ne so, più o meno l'agricoltore conosce le viti una per una. Se abbiamo ovviamente 100 ettari, abbiamo qualche vaga cognizione di quello che può succedere, ecco. La variabilità, che una volta veniva un po' vista con terrore, è un valore, perché ci permette di superare, diciamo, di essere più, l'azienda diventa più resiliente avendo viti un po' diverse, che possono resistere, qualcuno resiste di più, qualcuno resiste di meno, quindi la pressione di peronospora, ma anche ai cambiamenti climatici. Per questo siamo aiutati da degli indici come l'NDVI o altro, che si possono acquisire, come vedremo, tramite o satellite o droni o altri mezzi. Un'altra cosa sono la geolocalizzazione dei dati, e per questo ci vuole anche dei software di gestione, che ovviamente fanno dei layer, sovrappongono in modo da avere più l'analisi del terreno, le mappe di concimazione, la variabilità dovuta alle cultivar che abbiamo all'interno del vigneto. Ovviamente questo ci dovrebbe portare un incremento di qualità, cioè l'idea di fondo è trattare ogni singola, come qua dentro siamo in 20,
abbiamo tutti, ognuno di noi ha le sue caratteristiche. L'importante è che ognuno venga trattato in base alle sue caratteristiche. L'idea del vigneto è che ogni vite, appunto, sia trattata in maniera indipendente, quasi, questa è l'idea. Quali sono? Abbiamo ovviamente parole d'ordine, sensoristica, guida automatica, geolocalizzazione satellitare, Internet of Things, cioè bisogna fare ovviamente essere tutti connessi, non solo quindi le persone, ma anche proprio all'interno delle aziende agricole. E in questo ci aiutano, possiamo avere sia sensori sia misurazioni di prossimità, cioè fatte a mano o con macchine, tipo trattori, eccetera, eccetera, che ovviamente, o possiamo avere anche dei robot che vanno lungo il vigneto, quindi abbiamo molta precisione, abbiamo però tempi lunghi di rilevamento e possiamo farlo su piccole parcelle. Il remote sensing, ovviamente fatto da droni o aerei o satelliti, di cui abbiamo indici di viguria, stress idrico e altri, ovviamente hanno un problema che non sono molto immediati, spesso e volentieri, però abbiamo grandi superfici di rilevamento, abbiamo grande velocità di rilevamento. Lo possono fare ovviamente non le aziendine, ma bisogna fare o grandi aziende o consorzi. Ecco, quello che erano le vecchie cantine sociali o comunque organizzazioni di questo tipo che spesso e volentieri hanno qualche migliaio di ettari, ecco. Con gli associati. Poi, quindi, i sistemi di guida e navigazione semiautomatica, che vantaggi portano? Riduzione della fatica, perché chiaramente sappiamo che andare a 6 all'ora in un vigneto largo 2,5 metri, in luglio non è così facile. Anche con i trattori stretti da vigneto, comunque la vegetazione abbiamo pochissima, cioè camminare 8 ore lì dentro, effettivamente. Ci si affatica molto perché bisogna stare molto attenti a non fare danni ovviamente al vigneto. Abbiamo maggiore periodo utile perché chiaramente riusciamo a conoscere tempi di maturazione, stress idrico, quindi abbiamo più tempo per decidere perché lo sappiamo prima. Possiamo razionalizzare le macchine e abbiamo una certa riduzione di sprechi, specie se usiamo ad esempio, proviamo a pensare, i rovatrici che hanno dei sensori, di solito ultrasuoni, che riescono a individuare dove c'è vegetazione e dove non c'è. Chiaramente sono macchine, come vedremo, un po' più costose. Possiamo avere la concimazione ratio variabile con le mappe di prescrizione. Adesso ci sono macchine a disposizione. Noi stiamo facendo una prova adesso distribuendo 12 kg ettaro di prodotti pellettati particolari e la precisione che abbiamo notato è molto elevata, cioè si riesce a distribuire molto bene, facendo proprio, caricando la mappa e vedendo quello che la macchina poi distribuisce, ecco. Quindi con questi quantitativi che sono molto bassi. Sì, chiaramente i sistemi, è il vantaggio poi che l'operazione è ripetibile, no? Praticamente una volta che io carico la mappa, poi con la guida automatica il trattore fa la prima volta, ovviamente. Lo faccio manualmente, poi carico la mappa e lui segue le procedure che ho fatto prima. Quindi chiaramente si può andare più veloci e si fa molto meno fatica. Dai dati che qua ha tratto Sartori, dell'Università di Padova, abbiamo un 30% di costi di meno manodopera, di costi in generale, con meno manodopera, meno consumo anche di gasolio, soprattutto perché il trattore può andare via a un regime migliore e non fa percorsi inutili. Ecco. Poi, chiaramente, vado un po' veloce perché siamo leggermente in ritardo, ovviamente le macchine devono essere economicamente convenienti. Allora, vado qua. Ricordiamoci semplicemente per il costo di un'operazione da cosa dipende? Dipende ovviamente dal costo orario che ha la macchina sul costo totale di tutta la macchina più un famoso che io ho chiamato Delta C. Ricordiamo che il costo orario dipende dal costo di uso della macchina, quindi dipende dal valore della macchina, dipende dal costo della manodopera, consumo di gasolio e altre cose. Il costo totale, ovviamente, per ettaro dipende dall'area coperta nell'unità di tempo, che è la capacità di lavoro della macchina. Sono parole semplici che abbiamo sentito tante volte, però il problema è avere i dati, i numeri giusti per calcolare per ogni macchina quanto può costare a ettaro. Il delta C che abbiamo anche a casa sono
Costi indiretti è un problema, che vedremo dopo. Comunque, come si fa a minimizzare i costi di un'operazione? O si incrementa la capacità di lavoro, quindi macchine più efficienti o andare più veloci, e abbiamo detto la guida automatica aiuta in questo, costa ovviamente installarla, però si può andare più veloci. Proviamo a pensare il limite, ad esempio, sulle operazioni sotto chioma, cioè quando si lavora sella a fila con gli aratrini, sì, più di 1 km, 2 all'ora non è facile andare senza rischiare di ovviamente rompere qualche vite, quindi bisogna andare piano. Se c'è la guida automatica, uno probabilmente riesce a tenere meglio il centro del filare e quindi riesce ad andare più veloce. O si riducono i costi orari, ovviamente aumentando l'uso della macchina. Su aziende piccole l'uso è dato dalla superficie aziendale. I terzisti, sappiamo che sui trattori, mediamente nelle aziende i trattori vengono utilizzati 400-500 euro all'anno, i terzisti arrivano a 1000, insomma. Chiaramente la macchina si ammortizza molto più rapidamente e i costi si abbassano. E poi, ovviamente, assicurando una buona qualità del lavoro. Vi dicevo, il problema è di calcolare questo delta C. Delta C che sono i costi che di solito, cioè, sfuggono, nel senso che i costi aumentano quando abbiamo perdite di prodotto, ad esempio, durante la raccolta. Noi le prime prove di raccolta sulle vendemmiatrici le abbiamo fatte negli anni 90. E mi ricordo che su pino grigio andavamo su perdite del 20%, abbondanti. Perché? Perché chiaramente il vigneto era molto foglioso, pali in cemento, non della stessa altezza, per cui la macchina faceva quello che poteva, e ovviamente sui pali il prodotto rimaneva. E poi i battitori erano ad aste libere, quindi facevano abbastanza danni. Ecco. E quindi si perdeva una valanga, diciamo, di succo, di uva, chiamiamola così, che rimaneva sulle foglie. Adesso i vigneti ovviamente sono tutti standardizzati per chi fa raccolta macchina, i pali per la maggior parte sono in acciaio, che è un materiale elastico, sono molto più sottili rispetto al cemento o al legno, e le macchine hanno aste incernierate, non hanno più aste libere, e le perdite si sono ridotte tantissimo. Chiaramente su certi vigneti vecchi ci sono ancora molte perdite. Poi ricordiamo, chi fa la defogliazione del vigneto, ovviamente l'acino che si stacca cade e non intercetta foglie, quindi non perde succo per strada urtando le foglie, tanto per dire. Sono stati fatti tantissimi progressi e le perdite adesso sono sotto il 5%, però non in tutti i casi, ecco. Poi ci possono essere i danni. Ad esempio, durante la potatura, se passo troppo veloce con le prepotatrici, ovviamente posso far danni ai tralci. Ecco, quindi dipende molto, ecco, questi costi non sempre sono facilmente determinabili, ecco. Anche perché perdite sulle vendemmiatrici non è che si rilevino ancora, non è come le mietitrebbie che hanno i sensori dietro per capire quello che perde. Il guadagno sui costi può essere, ad esempio, una raccolta migliore, avendo la sensoristica, chiaramente posso andare a raccogliere, e con le macchine posso andare a raccogliere quando l'uva è perfettamente matura, cioè non in anticipo. Chiaramente in manuale, se so più o meno che mi serve una settimana per raccogliere, dovrò iniziare chiaramente leggermente in anticipo e finire leggermente in ritardo. Con le macchine posso fare molto più veloce. E, ad esempio, i costi possono essere ridotti. Sulle irroratrici abbiamo le macchine a tunnel che recupera. Ricordiamo che mediamente il prodotto si perde il 50%, all'inizio si perde il 70%, alla fine un po' meno. Con le macchine a tunnel riesco a recuperare tantissimo, quindi quello è il prodotto che lo recupera, quindi non inquino l'ambiente e soprattutto ne distribuisco di meno. Ecco, quindi accanto ai costi classici ci sono questi costi che non sempre si riesce a determinare facilmente. Poi vedete quello che è la capacità di lavoro delle macchine, è praticamente quello che riesce a lavorare in un'ora la macchina, che dipende dalla superficie. Ovviamente superfici più grandi, più omogenee, si riesce a lavorare molto più velocemente. Dipende dal prodotto, quanto ce n'è, dipende ovviamente dalla densità che ho all'interno del vigneto.
c'è il vigneto a 2,5 metri, c'è il vigneto a... Sotto, diciamo che dal punto di vista meccanico sappiamo bene che scendere sotto i 2,5 è un po' problematico, cioè nel senso se si va sotto i 2 conviene avere macchine scavallatrici o avere una gestione di lavoro di questo tipo o a mano. Chiaramente in Francia spesso hanno le misure romane, 4 piedi per 4 piedi, cioè 1,20 per 1,20, e chiaramente in questo caso o vai con la scavallatrice o vai a mano. Con le macchine scendere sotto i 2 mezzi di larghezza vuol dire avere problemi, ecco, vuol dire andare a, sì, vuol dire guadagnare magari in qualità, in densità, ma vuol dire lavorare piano perché a 2 metri noi facciamo delle prove in un vigneto a 2 metri e vedo che bisogna andare molto piano, se no, specie con uno scansaceppi o macchine del genere, si deve andare via un chilometro non si va via veloce perché se no ovviamente si danneggiano i ceppi delle viti. Ecco, quello che abbiamo fatto noi, qual è? Abbiamo fatto un modello per fare i costi, ovviamente ci fanno tanti modelli, ma noi l'abbiamo fatto, pensiamo di averlo fatto bene perché abbiamo tantissimi, abbiamo 30-40 anni di dati sperimentali sulle capacità di lavoro, sulle perdite e tutto il resto. E abbiamo fatto questo modello in cui abbiamo messo là solito che è il valore iniziale della macchina per categorie, quindi trattori, macchine per la lavorazione del terreno, potatrici, legatrici, tutto quello che c'è. Poi ovviamente abbiamo un valore che ad esempio in agricoltura è il deprezzamento, ci siamo basati su queste tabelle della SABE, che è questa organizzazione americana, in cui per ogni macchina danno questi coefficienti C1, C2, C3, in base a quello si calcola il deprezzamento. Perché il deprezzamento classico è meno 20% subito, poi si inizia a fare il solito ammortamento lineare, che però per i trattori vale quello che fa. Cioè, in teoria, con questi calcoli, se uno va a prendere un vecchio trattore degli anni 80, non vale niente. In verità sappiamo che, poi, che ha un certo valore, specie, dipende un po' da quanto è usato, ma vale abbastanza, ecco. E, poi abbiamo ovviamente durata fisica ed economica delle macchine, sappiamo che la durata fisica sono in ore, la durata economica in anni. Ecco, tanto per dire sulla durata fisica, sui trattori ci si basava su questi numeri che erano 10.000 ore all'anno, adesso si sta andando sulle 15-16.000 ore tranquillamente. Beh, è una cosa che abbiamo visto anche nelle automobili. Mi ricordo quando le prime macchine, quando facevano 100.000 km, poi era. Si cominciavano a sfasciare, adesso qualsiasi macchina, qualsiasi automobile fa 300.000 km, insomma, senza grandi problemi, facendo la giusta manutenzione. Per cui anche a livello di trattori sono queste cifre aumentate, no? Ad esempio, che noi abbiamo inserito in queste tabelle. Poi abbiamo, ovviamente, vedete, trinciatrici, lavorazioni del terreno, eccetera, che abbiamo fatto il calcolo per il consumo del gasolio, per calcolare quanto consuma ovviamente il gasolio, vedete, e poi abbiamo i soliti standard interessi, quota interessi, quelli sono abbastanza fissi. Poi abbiamo messo il costo dei materiali, quindi chi usa per le legature, fili, clips, ad esempio i nastri per le spollonatrici, eccetera. E poi abbiamo fatto queste tabelle, sempre su base sperimentale, dei giorni disponibili per fare l'operazione. Chiaramente noi sappiamo bene che per la potatura abbiamo 2 mesi quasi per farla, per i trattamenti abbiamo 48-72 ore, non abbiamo tanto tempo, ovviamente calcolando se dobbiamo operare contro la peronospora, i tempi sono molto ridotti. Ecco, in base a questi, tutti, poi abbiamo fatto, ovviamente abbiamo costruito su Excel questo modello. Quindi si mette dentro la potenza del motore, il costo iniziale, vita economica, se c'è il lavoratore a bordo o no, ovviamente sui trattori c'è l'autista, sulle macchine operatrici non c'è nessuno. Quindi abbiamo costruito questo modello in cui vedete si comincia l'utilizzazione annua, ad esempio qua sono 800 ore, poi sono 300, 400, quindi uno riesce a fare i conti abbastanza precisi. Quindi poi abbiamo la vita fisica, il valore residuo, valore di manutenzione, anche qua ci siamo valori tabellati sempre da dati americani sulla manutenzione d'uso delle macchine. Prima utilizzavamo dati svizzeri più o meno e si faceva sul costo iniziale, cioè sul trattore veniva 1,1, 1,1, 1,2, cioè
Se il trattore costava 100.000 euro, più o meno durante la vita del trattore se ne spendeva 110-120.000, ecco. Invece i dati americani hanno un altro approccio basato anche sull'utilizzo reale del trattore. Quindi abbiamo utilizzato questo, poi abbiamo i vari costi ettaro, eccetera, eccetera. Vado un po' veloce, alla fine abbiamo questa tabella in cui mettiamo il trattore, mettiamo dentro, vedete, qua ad esempio c'è una prepotatrice, quindi al trattore agganciamo una prepotatrice, facciamo il costo della prepotatrice con tutti i parametri, velocità di avanzamento, distanza sulla fila, capacità di lavoro, capacità del cantiere, utilizzo, quante volte si utilizza, si ripassa all'anno, eccetera, eccetera. E poi quindi facendo tutti questi conti, poi andiamo a farci dei grafici per capire rapidamente, cioè, la macchina che dobbiamo acquistare. Cioè, io sono un'azienda, mi interessa sapere che prepotatrice prendo. Ad esempio, qua è una simulazione prepotatrice normale, cioè la prepotatrice che va tutta manuale. Costa poco, costa relativamente poco. Però, ad esempio, viaggia a 2 km all'ora, l'abbiamo seguita, più di 2 non si va, perché, ad esempio, era una prepotatrice rotativa, quando si va sul palo bisogna aprire manualmente, aprire e chiudere ovviamente la macchina. E quindi più di tanto l'operaio non può correre. E la potatrice col sensore costa molto di più, ha un sensore che vede il palo e apre e chiude in automatico e andava a 3,5 km, 4 all'ora, andava quasi al doppio, perché chiaramente l'operaio non deve stare a seguire più di tanto, basta che tenga la direzione, la macchina fa. Se abbiamo, e c'è la linea verde ad esempio, se abbiamo la potatrice più sensore, la prepotatrice più sensore più la guida automatica sul trattore, ovviamente i costi aumentano. Infatti vedete che sì, bisogna avere una certa superficie, non è che si può utilizzare su piccole superfici, però chiaramente la velocità si incrementa, perché a questo punto l'operaio deve solo stare attento un po' di se la macchina lavora bene, quindi si può andare più veloce rispetto ad avere tutto manuale. Quindi uno fa quattro conti e dice, boh, io ho 5 ettari, mi conviene prendere una senza niente, perché intanto i tempi sono quelli, se ne ho 50 ci penso sopra, insomma. Forse posso chiedere, se ho un po' di 5 ettari e non ho tempo, posso chiedere a un terzista che mi faccia il lavoro, ecco. Tanto per dire, poi sono le opzioni. L'importante è, penso che a livello appunto nel settore vitivinicolo, l'enologo, l'enotecnico o l'agronomo che vede il vigneto faccia poi queste scelte, insomma, se vedere se comprare la macchina, se andare dal cottoneterzista e che tipo di macchina si deve comprare. Adesso le macchine costano abbastanza, ecco. Ad esempio, un altro problema che abbiamo visto emerge abbastanza bene è il problema dell'ambiente. Sappiamo che il vino non è, ad esempio, come una volta. Fino agli anni 70-80 si beveva, soprattutto il consumo era fatto anche per alimentarsi, perché è un'energia povera, ma è una forma di energia. Adesso il vino è diventato più per l'happy hour, e per stare insieme, insomma, è più diventato un fattore culturale. Quindi si è visto che i consumatori vogliono bere sapendo che chi lavora sul vigneto tiene conto della sostenibilità ambientale, della biodiversità, che cerca di non distribuire prodotti chimici a tutto spiano, ecco, sul terreno e sull'ambiente. Quindi si sta ritornando molto a queste lavorazioni meccaniche, che chiaramente mio nonno, mi ricordo, le faceva a mano, però avevamo 1.000 metri. Adesso ovviamente bisogna farle a macchina. Per cui abbiamo tante opzioni, abbiamo tipo un decespugliatore, una specie di spazzola con i fili del cespugliatore, possiamo avere i dischi che aprono e chiudono i solchi, abbiamo la lama, o il finger weeder, che è una specie di fresetta con dei denti che riesce a lavorare fino sul ceppo, perché uno dei problemi della lavorazione sulla fila, dove si tiene inerbito, diciamo nord Italia si tiene quasi sempre inerbito per la pioggia, dove si tiene inerbito chiaramente il problema è lavorare attorno al ceppo, perché anche gli scansaceppi non riescono a lavorare troppo bene attorno al ceppo, rimane sempre un po' di vegetazione. Poi abbiamo o controlli meccanici, ovviamente, o anche perché l'altro, scusate, abbiamo o controlli meccanici, soprattutto perché, vi ho detto, andiamo a cercare di eliminare quello che sono i trattamenti chimici, gli erbicidi.
Tendenzialmente conviene ancora gli erbicidi, con due trattamenti, con 200 euro a ettaro uno se la cava. Chiaramente se andiamo con attrezzi meccanici si fanno 4-5 interventi, dipende un po' dall'andamento stagionale, ecco. Dipende dalla pioggia, non piove, perché chiaramente siamo anche limitati, perché se, quando si va a lavorare il terreno con metodi meccanici, il terreno non deve essere troppo umido, ad esempio. Quindi non abbiamo un tempo molto, molto, molto ampio per fare le lavorazioni. E quindi si vanno 4-6 trattamenti all'anno e si va via a velocità abbastanza ridotte per il problema appunto di lavorare tra ceppo e ceppo. Sappiamo ormai più o meno che i ceppi sono a 1 metro uno dall'altro, 1 metro, 1 metro e qualcosa, ecco. Quindi se andiamo veloci la macchina non riesce a rientrare, oltre a danneggiarla, ovviamente se l'urto è abbastanza forte. Poi sappiamo che questo tipo di lavorazioni meccaniche nelle colline, e in Italia abbiamo tantissimi vigneti in collina, sono un po' a rischio con le piogge, per il rischio erosione in caso che noi facciamo un solco. Ecco. Qua noi abbiamo poi calcolato tutte le varie velocità. Adesso io non sto ovviamente a dire tutte, ma questi qua sono tutti i rilievi in campo, vedete più o meno, però vedete che l'ama o la zappatrice o i dischi, si va, insomma, si va sempre a 2-3 euro. Chiaramente vi dicevo, il grosso vantaggio di avere guida automatica e guida satellitare, chiaramente il trattore costa molto di più, però posso andare molto più veloce e soprattutto posso lavorare più ore. Cioè, nel senso, tendenzialmente si mettono le 8 ore, però se l'autista non si affatica tanto, si può andare anche di più se non deve guidare, se non deve fare tante manovre. Ecco. Poi abbiamo, e ultimamente sono emersi questi, ad esempio, metodi termici, perché il vantaggio è non c'è erosione, non vado a impattare tanto sul terreno. Abbiamo ovviamente quello col propano, a gas, abbiamo che però ovviamente in questo caso andiamo a incrementare l'effetto serra, perché c'è un apporto di un prodotto petrolifero. Abbiamo il vapore, che però consumiamo una quantità d'acqua enorme, per cui ovviamente i costi aumentano perché dobbiamo fare rifornimento molto spesso. Abbiamo questa schiuma che è interessante, però i surfattanti anche lì costano molto. Sì, altra soluzione sono anche i diserbanti organici, acidi organici naturali che si stanno. Abbiamo una prova in atto anche su quelli, ma anche quelli costano. Bisogna ovviamente andare con, numeri, cioè, con valori molto bassi di litri per ettaro, perché sono costosi, ecco. Per cui chiaramente uno ha riferimento il diserbo normale, quindi e qua si va, diciamo, però alla fine il costo per litro di vino, si parla di decimi di euro, centesimi, ecco alla fine. Noi abbiamo provato anche questa macchina a biomassa, il vantaggio è che si va all'economia circolare, ovviamente perché noi prendiamo i tralci che facciamo la potatura invernale, si raccolgono, si mettono in balla o si trinciano direttamente. Si mettono, bisogna portare giù quando si potano fino al mese di maggio, l'umidità che viaggia sul 35-40%, bisogna andare poi al 15%, ovviamente. Però si fa il pellet e poi si usano di nuovo con questo tipo di bruciatore. Questa è una fila, ma adesso c'è la macchina a due file. E noi abbiamo provato, se andava via a 3-4 km all'ora, bisogna entrare molto presto, cioè. Quindi appena la vegetazione parte, quindi tante volte anche in marzo, e adesso stiamo provando su questa macchina se ha anche un effetto di diminuzione della carica fungina, perché chiaramente la fiamma viaggia sui 700-800 gradi, passaggio veloce, si lessano le piante e probabilmente stiamo facendo le prove per vedere se anche diminuisce la carica fungina in superficie, perché ovviamente a 800 gradi si bruciano. Qua poi vedete, è una simulazione, dovevo fare la prima parte non si vede benissimo, però vedete, trattore con lama, trattore col diserbo, ovviamente il diserbo costa meno. E poi abbiamo la nostra macchina, quella in rosso, e più o meno abbiamo visto che fare lavorazioni meccaniche o passare col piro diserbo siamo lì come costi, perché gli interventi sono gli stessi, il materiale appunto. Costavano più o meno 30-40 euro a ettaro per trattamento, perché alla fine abbiamo 150 ettari in più. In compenso possiamo lavorare sia in collina, senza avere problemi di erosione, possiamo lavorare ovviamente nelle aziende biologiche.
rispetto. Quindi, e ricordiamo che tutta anche la zona del Prosecco, questa zona qua, si tenderà a eliminare il diserbo, appunto perché il problema di dare tanti apporti chimici fa vedere che l'agricoltura è un po'. Va a inquinare l'ambiente. Ricordiamo che l'Italia è il principale esportatore, abbiamo superato tranquillamente la Francia negli ultimi anni. Lo champagne l'abbiamo surclassato, cioè il Prosecco vende il doppio di bottiglie, tanto per dire. E quindi dobbiamo dare l'idea ai paesi Stati Uniti, Gran Bretagna, che ne so, Cina, quello che, di, che il prodotto è un prodotto naturale. E quindi si sta andando con questi sistemi. Chiaramente a noi interessa capire se ci conviene prendere questa macchina, le lame, se siamo in pianura, se siamo in collina. E con questo sistema noi facciamo delle simulazioni dei costi, perché quelli bisogna farli. Se no, chiaramente, ad esempio, vedete anche qua, con la viticoltura, qua se si basa sul sensore, ad esempio, qua ho fatto una simulazione con la trincia, con un trincia, quindi, che lavora sull'interfila, ovviamente si lavora tranquillamente. Sulla fila si mettono i dischi laterali. Vedete i trincia normale con inserti laterali, poi c'è il laser scan che mi controlla quindi meglio dove si trovano, diciamo, i ceppi. Poi abbiamo trincia con inserti laterali e guida. Vediamo che ovviamente se abbiamo molti ettari, si riesce ad andare a 40-50 ettari con la sua macchina, perché chiaramente c'è l'incremento di velocità. Che appunto se le superfici sono piccole cambia poco, ma quando cominciamo ad avere tanta superficie vuol dire molto la poter lavorare più e più a lungo. Ricordiamoci che anche la filosofia dei trattori, una volta erano senza cabina, senza niente, quando stavi su 8 ore eri praticamente distrutto, adesso chiaramente avendo fanaleria per viaggiare anche di notte, si può lavorare di notte. C'è aziende vicino a noi che lavorano 24 ore, cambiando ovviamente l'autista ogni 8 e via. Le macchine non hanno questi problemi. Ecco qua abbiamo un esempio con spandiconcime, ad esempio lo spandiconcime a spaglio, che è quello classico, costa pochissimo, però distribuisce, fa quel che fa, insomma. Quindi se abbiamo poca superficie ci conviene. E se abbiamo lo spandiconcime a guida satellitare, riusciamo già, con la mappa di prescrizione, riusciamo a distribuire in base dove vogliamo produrre di più, di meno, dove abbiamo delle carenze di potassio o di qualcos'altro. E se abbiamo lo spandiconcime con le mappe satellitari e anche la guida automatica, ovviamente riusciamo ad andare molto veloce. Sapete noi come funzionano. Riesce anche, soprattutto anche sui bordi, si tratta benissimo, perché abbiamo due dischi a velocità variabile comandati idraulicamente e chiaramente in base alla rotazione, in base al punto di caduta del prodotto, più o meno riusciamo a mandare il prodotto a 5 metri, a 10 metri o a 2 metri. E sono molto precisi e permettono di risparmiare molto, insomma. Sui bordi si riesce a trattare precisamente, ad esempio sull'ultimo filare, si tratta l'ultimo filare. Se no, di solito si trattava anche quello del vicino che era contento, però ecco, il nostro scopo è fare trattamenti precisi. E vi dicevo, il problema non è solo trattare prodotti che possono essere per fosfato, potassio, dove, la quantità. Abbiamo questi prodotti nuovi, appunto, che su dosi di 12, 14, 15 kg, ne stiamo distribuendo 15 kg ettari di prodotti molto costosi che sono a base di aminoacidi, cose del genere. Cioè, bisogna andare giù, insomma, è come prendere le medicine, non è che vado col cucchiaio a prendere l'aspirina, ecco, sono quantità precise. Base, noi siamo abituati nel lato medico a prendere le medicine in base al nostro peso, l'età, e sulle viti bisognerà andare a fare quello stesso ragionamento, insomma. Si andrà a dare la concimazione in base all'età, in base a quello che vogliamo produrre e a quello che produce la vite. E con questi sistemi di viticoltura di precisione lo potremo fare. Poi, ovviamente, abbiamo tutto il problema dei trattamenti. Ovviamente, abbiamo visto anche in televisione, sono visti un po' come così, super inquinatori, soprattutto per la deriva, no? Per la deriva sappiamo, ci sono o le soluzioni o le macchine a tunnel, che però costano, cioè se uno ha poca superficie non può andare con una macchina a tunnel, che costa 50-60 mila euro, ovviamente, quindi o si va col terzista, o ci sono le soluzioni delle macchine, ovviamente anche queste, con i
i sensori ultrasuoni, con i sensori scanner, eccetera, che vedono dove c'è la vegetazione e dove non c'è. Ci sono gli uccelli antideriva, ci sono tutti dei sistemi per l'agricoltura di precisione che si può ridurre la deriva. Perché dicevo chiaramente, ad esempio a Udine noi abbiamo sviluppato le piante resistenti, Flirtai, Sorelli, Merlot, Corus, eccetera, eccetera. Però, ad esempio, io abbiamo fatto prove su un paio di ettari, qual è il problema? Che sono resistenti alla peronospora oidio, però non al black rot. Perché quando tu non fai più trattamenti contro la peronospora, ovviamente emergono, è come da noi, insomma, tu prendi degli antibiotici che coprono anche malattie che tu non ti sai di avere, lì è uguale. Non fai trattamenti ed emergono altre malattie. Per cui in verità un po' di trattamenti bisognerà farli anche con le viti resistenti, ecco, per adesso. Non si è arrivati a eliminare, non sarà così facile, ecco, perché poi sappiamo che adesso abbiamo fatto, diciamo, la pandemia ci ha aiutato a capire che anche i vari virus, batteri, funghi, ovviamente cercano di sopravvivere anche loro e si evolvono. E quindi non riusciremo a eliminare i trattamenti così facilmente. Qua abbiamo ovviamente, vedete, queste buffer zone dove abbiamo le macchine che individuano la direzione del vento e riescono, quindi questo è uno schema non fatto da me, fatto da non so chi, da Sartori, forse da altri, ecco. Ma comunque dove si evidenzia che con le macchine ormai e con le mappe si riesce a capire, specie quando si arriva alle buffer zone, vicino a canali, vicino ad aree sensibili, dobbiamo diminuire la dose. E possibilmente dobbiamo controllare la spazialità. Qua vediamo, ho fatto un'altra simulazione, un atomizzatore, una fila, un'aeratrice a tunnel, i tunnel più guida, ovviamente sulle grandi superfici le macchine automatizzate, quindi con la guida automatica, col recupero di prodotto, però stiamo parlando, qua cominciano, una volta era chiaro, se mettiamo anche il fattore ambientale, se mettiamo il fatto che adesso con il contributo all'agricoltura 4.0 abbiamo dei contributi sulle macchine munite di guida automatica, eccetera, eccetera. La convenienza non è più 50 ettari, ma comincia a essere 20. E quindi ecco, però vi dicevo l'importanza di fare tutti questi conti. Poi abbiamo il robot, ovviamente, questo è il VT-Bot, è una macchina francese, costa tantissimo, fa tutto da sola, è elettrica anche, di notte si carica o di giorno, perché questo anche lavora di notte. Il problema è che in Italia per il momento non c'è una legge per cui non può lavorare da sola. Perché non è solo il problema di lepri, cinghiali, tutto quello che c'è nel vigneto, c'è anche il problema che ci può essere qualche cercatore di funghi, che ne so. E quindi le macchine, però mettere dei sensori a infrarossi che localizzano, passano la lepre, si ferma. Sì, non... Ecco, per il momento in Italia non c'è una legge precisa, ecco. Cioè, diciamo che la tecnologia si è evoluta più veloce delle leggi per il momento. Qua vedete il robot, l'abbiamo visto con l'ama, per il momento, ecco, una macchina elettrica lavora con macchine leggere, se non caricate un aratro su una macchina del genere, se non fate 100 metri la batteria è finita. Per il momento si tratta di lavorare, però su lavorazioni leggere ha il vantaggio che i tempi si dilatano, non sono più i 10 giorni, perché lavorate 10 ore al giorno, ma sono 24 ore al giorno e quindi ovviamente avete più tempo di intervento, ecco, che spesso sul vigneto non si riesce a intervenire in tempo perché pioggia, non pioggia, eccetera, eccetera. E ovviamente poi alla fine abbiamo anche qua la raccolta, che metà della spesa, un terzo della spesa è la raccolta, potatura e raccolta costano ancora molto. La raccolta ovviamente in pianura si fa sempre a macchina. Se abbiamo la macchina, ovviamente abbiamo la semovente, che può essere più o meno con sensore o senza sensore. Comunque avevo provato una macchina, boh, non dico la ditta, ma cos'era, il 94, ed era già, l'autista è sceso, abbiamo parlato insieme, abbiamo calcolato i tempi di lavoro, la macchina quando è finito il filare aveva i sensori, ovviamente, ultrasuoni, si è fermata. Quindi stiamo parlando di cose ultra nuove. Nel 94 c'era già. Io ho guidato il trattore elettrico, quello provato era l'88. Ho provato il trattore elettrico, era una joint venture Agip Fiat a suo tempo. E quindi sì, il trattore elettrico, anche quello non è una cosa. Anche lì si andava su lavorazioni leggere. Ecco. Per il momento l'elettricità
Non puoi fare ratture o lavori pesanti perché sennò non abbiamo batterie sufficienti per fare lavoratori. Però lavorazioni leggere, lama, eccetera, eccetera, si può fare. Qua abbiamo una simulazione con le vendemmiatrici, ovviamente a mano, se abbiamo poco, si raccoglie a mano, almeno che il vigneto non sia attrezzato per la macchina e viene il contoterzista, ovviamente, a mano costa 1.500, costa tantissimo. Chiaramente se siamo su in Alto Adige e a Trento raccolgono tutto a mano ancora. Loro hanno il prezzo dell'uva molto alto, però sì, si parla di qualche euro a chilo, ecco, non è che si va sotto l'euro come succede in pianura. In pianura uno deve fare, prendo la trainata, prendo la semovente o chiamo il terzista, dipende un po', ecco, dalla superficie. Qua abbiamo fatto delle simulazioni sui modelli, adesso il tempo è quello che è, non è che posso stare. Comunque, io chiuderei qua anche perché mi hanno raccomandato di avere un po' di tempo se qualcuno ha delle domande. Per cui domande, magari non so se qualcuno di quello che è sul webinar può fare domande. Guardo in E, chat. o in sala c'è il signore qua. Io le volevo chiedere, per quanto riguarda i prezzi per la lavorazione interfilare del terreno, quindi lave, la tessitura del terreno, se ho un terreno argilloso, su che macchine devo andare oppure. Lì, il problema spesso e volentieri è chiaramente la tessitura influisce molto sull'umidità. Se è un terreno di ghiaia, il terreno è quasi sempre asciutto. Puoi andare con la lama tranquillamente, ad esempio, o anche con aratrini in pianura, perché comunque il terreno si asciuga rapidamente. Se è l'argilla, il problema diventa difficile perché se piove ci vuole una settimana o più che si asciughi. A questo punto, interessante l'opzione che noi del pirodiserbo, su un terreno argilloso va bene, perché sul pirodiserbo si lavora meglio quando il terreno è, cioè, umido, devi entrare con le Sì, macchine. sì, Cioè, sì. per cui sì, puoi andare con la gomma a bassa pressione, ma deve essere un po' asciutto. Però, ad esempio, l'erba si secca meglio, si lessa meglio, alessa meglio, se è un po' leggermente umida. Difatti noi andavamo al mattino quando c'è la rugiada e allora fai un bel lavoro. Quindi, ad esempio, uno, difatti nell'azienda lì, avevano preso la macchina a pirodiserbo. Se il terreno era asciutto, andavano con la lama, con l'aratrino, dipende adesso in funzione di quello che c'era, e da fare. Se era umido, perché da noi, io sono in Friuli, piove molto, capita il mese di maggio, questa è tutto il mese più o meno, freddo e pioggia, e si andava col pirodiserbo, così riesci a eliminare. Il problema del pirodiserbo, ad esempio, è che non ti devono sfuggire piante tipo il chenopodio. Se ti sfugge il chenopodio, sì, non c'è speranza, una volta che diventa grande, devi andare lì con l'accetta a tagliare, non è che lo elimini col Quindi più o pirodiserbo. meno tutti gli attrezzi per la lavorazione interfilare si adattano più o meno a tutte le tessiture di terreno, basta Sì, che si sì, sia. cambia i tempi di intervento, ma Ah, soprattutto più la tessitura influisce noi abbiamo visto influisce più sulla tempistica che sulla, perché no, sì, non è che hai massi nel vigneto, insomma. Perché sì. noi abbiamo nelle nostre zone, in Friuli, abbiamo sia argilla sulle colline, sia dove ci sono i vivai di Rauscedo, è praticamente al fiume, alluvione, sono Sì. ghiaia, insomma. Boh, io lo uso per lezione, lo do ai ragazzi, ad esempio, gli do per le esercitazioni, per fare l'esame mi devono prendere un'azienda, mi fanno il modello e scelgono le macchine. Ma se uno lo vuole mi scrive, glielo, cioè, non è che sia copyright, ecco, non è. Cioè, lo scopo dell'università è diffondere cultura, non è appropriarsi di dati, ecco.